Nel cuore del paese, la grande ferita del terremoto che ha colpito tre regioni e diversi centri locali di Lazio, Umbria e Marche, una grande ferita, come abbiamo titolato appunto nella nostra grafica, sulla quale si lavora per cercare di ridurre, di limitare l'emergenza il più possibile, per cercare di tornare difficilmente, gradualmente a una vita il più possibile vicino alla normalità. Uno dei nostri inviati, Gigi Sironi, è nel campo che ospita gli sfollati del terremoto ad Amatrice in compagnia di un ospite. Gigi, subito gli aggiornamenti sulla vita quotidiana di chi ha lasciato le proprie case. Esatto, con noi c'è Maria Silvia Cecconi, che è responsabile del settore affari sociali dell'ANPAS, perché questo è un campo dell'ANPAS il più grosso qui ad Amatrice, che è sorto proprio il giorno successivo la scossa del terremoto, quindi dall'alba nel pomeriggio, un campo grande con 180 cittadini ospiti e poi tante divise, tutte le persone, i volontari e le persone, le divise, quindi pompieri, protezione civile, aeronautica, tutte le persone che stanno lavorando qui ad Amatrice. Da quel giorno i lavori non si sono mai fermati e ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto, di essere seguite passo passo. Sì, noi siamo arrivati subito, abbiamo aperto questo campo. In questo campo i cittadini di Amatrice sono arrivati gradualmente. C'è stato bisogno che prendessero fiducia nel fatto che il campo è un campo aperto, che loro sono liberi di venire da noi, di uscire, di tornare davanti alle proprie case. Nel tempo questa fiducia è cresciuta e oggi abbiamo la possibilità di aiutarli secondo lo stile che poi è lo stile di ANPAS, quindi uno stile di cura dei bisogni immediati ma anche di qualcosa di più. Ecco, oggi, proprio oggi, è stata inaugurata una tenda che si chiama Tenda Solidale, che servirà da punto di incontro tra volontari e ospiti, ma anche per gli anziani soprattutto. Un gruppo di volontari venuto dall'Abruzzo ha portato una cassa, un altoparlante, che servirà proprio anche per l'intrattenimento, per la musica. Sono piccole cose, ma tutto fa l'insieme. Sì, una delle esigenze che sicuramente interviene in seconda battuta è quella di ricostituire il connettivo sociale tra queste persone che si perdono nelle tende, che sono tutte uguali, perché funzionalmente sono tutte uguali, e quindi questo posto è una tenda sociale, è una tenda dove ricostruire le relazioni spontanee, è una tenda in cui noi abbiamo inserito una televisione, un impianto audio, dei libri, dei giochi, stiamo costruendo un campo di bocce, tutto questo in maniera molto semplice, in maniera molto destrutturata. I volontari sono presenti, intervengono se c'è bisogno, aiutano, ma è proprio un posto fatto per i cittadini, un bar che viene in qualche modo riproposto. Sì, perché bisogna raccontare a chi sta a casa che le persone che sono qui hanno perso non solo gli affetti ma soprattutto la casa, e se stai in una tenda, c'è la tua casa dietro, magari crepata, è una cosa, ma se la tua casa non c'è più, perdi anche un po' il senso della famiglia, mi spiegavi prima. Sì, molta gente è rimasta davanti alla propria casa a lungo, sono entrati nel campo dopo 2, 3, 4 notti trascorse in macchina, perché il legame con la terra è un legame molto forte, il legame con la casa è un legame molto forte, la stanchezza, il fatto che qui cominciassero ad arrivare dei pasti caldi, cominciassero ad arrivare dei luoghi anche per i bambini. Abbiamo una tenda in cui abbiamo uno spazio apposta per i bambini, siamo riusciti a far arrivare un carretto con i gelati, quindi a ricostruire un po' una bolla di sicurezza per questi bambini ha fatto in modo che la gente entrasse. Ma ancora oggi molto spesso le persone che sono nel campo escono al mattino, tornano alla sera. È cominciato anche un po' un movimento nuovo di ricerca delle istituzioni, cosa succederà, dove andrò, qual è il progetto futuro. Si sta parlando proprio di questo in questi giorni, si sta parlando del fatto di scegliere se spostarsi in un albergo lontano da qui oppure restare con un contributo economico di 200 euro per poi trovare una sistemazione a casa di qualcuno. Si parla di affittare le seconde case, questa è una proposta sulla carta, però c'è anche chi dice non possiamo andare via, dobbiamo restare qui, c'è un legame forte con questo territorio. C'è un legame fortissimo e questa è la preoccupazione che c'è da metà della scorsa settimana in poi. Le persone si stanno interrogando sul loro futuro e non è più tanto un'attenzione a quello che è successo, ma proprio a quello che succederà.
succederà, e chiedono delle risposte che noi volontari non siamo assolutamente in grado di dare, almeno in questo momento, delle risposte verso le quali però cerchiamo di accompagnarli. Uno dei cardini poi della filosofia di AMPAS è quello di creare campi temporanei di accoglienza che però possano diventare anche un luogo di riaggancio rispetto ai servizi del territorio. Quindi noi, per esempio, in questa tenda sociale abbiamo cercato di far arrivare tutti quei servizi alla persona che forse avrebbero più difficoltà a recuperare le famiglie sbriciolate nelle tende e nei vari campi. Quindi anche in questo senso la nostra potrebbe essere una facilitazione alla ripresa del territorio. Sì, molto banalmente, se una persona prima la sera usciva dopo il lavoro, si ritrovava al bar con i suoi amici, adesso non lo può più fare e quindi si è sgretolato tutto quello che era anche intorno al vivere quotidiano. Cercate di riproporre delle piccole parti, quello che si può, di questo. Sì, in questo senso le nostre tende sociali, sia quella del Bambini che questa fatta per i cittadini tutti, sono aperte a tutta la popolazione, non solo agli ospiti dei nostri campi, proprio perché in realtà la divisione nei campi è artificiale, è funzionale, è un'organizzazione generale, ma non è sicuramente scelta da loro. Quindi qui c'è la possibilità anche di venire a pranzo con gli amici, con i parenti, con chi li viene a trovare da fuori, proprio perché l'obiettivo è quello di ridare la possibilità di incontrarsi, e sta funzionando, le persone si incontrano, parlano, cosa che prima era più difficile perché c'è il sole, perché si è stanchi, perché nella tenda mensa dove si mangia c'è tanta gente, e quindi sta funzionando proprio in questo senso qui. Ecco, quanto tempo, cos'è cambiato in questi 10 giorni di lavoro sulle persone, nelle persone, e soprattutto quanto tempo ci vorrà per accompagnarli e ripristinare questo legame col territorio? Quanto tempo ci vorrà? È difficile da dire. Sicuramente le persone sono cambiate molto. Sono cambiate perché all'inizio erano quasi immerse in una bolla di dolore e di disperazione. Adesso sono persone molto forti. Persone speciali, noi non abbiamo avuto mai nessun tipo di problema o di questione da dirimere, persone che chiedono delle cose ma hanno la pazienza di aspettare che arrivino. E da questo punto di vista è una popolazione meravigliosa, sono persone davvero davvero forti, davvero davvero con una grande capacità di reazione a questa cosa qui. E sicuramente da metà settimana in poi c'è stato questo bagno di realtà, e loro ora sono preoccupate del loro futuro, si stanno interrogando. Lo spartiacque, mi spiegavi prima, sono stati i funerali. Sicuramente. Perché bisogna dire che qui sono morte 300 persone su una popolazione di 3.000, quindi 10%, tante, è stato un evento proprio catastrofico per un paese così piccolo rispetto all'Aquila. Sì. Lo spartiacque e i funerali. Sicuramente, rispetto alle tante esperienze che abbiamo fatto, questa è l'elemento, diciamo così, anche più complesso. All'Aquila, in Emilia, qui c'è però una percentuale di lutto per famiglia che è altissimo. Le famiglie qui sono famiglie allargate e il paese è un paese, era una cittadina piccola. Dove si conoscono tutti. Dove si conoscono tutti, quindi è morto il parente più lontano, ma anche il vicino di casa, i rapporti amicali che si sono in qualche modo sgretolati, quindi c'è una quantità di lutto veramente forte ed è quello che si percepiva in maniera più evidente. Probabilmente il funerale ha rappresentato il saluto verso queste persone che non ci sono più, e quel saluto forse ha dato la possibilità di voltare lo sguardo in avanti. E sicuramente noi abbiamo cominciato a vedere delle cose più, cioè un atteggiamento anche in parte diverso, sì. Diverso in che modo? Facci un esempio per capire. Le prime fasi dell'ingresso nel campo sono in genere abbastanza complesse, perché anche offrire un aiuto a una persona sembra ricondurla alla tragedia che loro hanno vissuto. Quindi ci sono momenti in cui l'offerta di un oggetto piuttosto che di un servizio viene quasi, non dico rifiutata, ma accettata di malgrado, perché li riporta al fatto che loro hanno bisogno di quell'aiuto. E quindi le prime fasi, infatti noi cerchiamo sempre di mandare anche dei volontari che siano in grado di capire questo tipo di reazione.
nei cittadini che sono nei nostri campi, perché non è semplice offrire un aiuto e ricevere in cambio quasi un gesto sgarbato, ma sappiamo che è normale. Nel tempo questa cosa è finita, oggi abbiamo persone che addirittura cominciano a chiedere delle cose, e questo prima non succedeva, anzi c'era proprio la difficoltà di moderare la propria disponibilità all'aiuto perché non sembrasse invadenza. Sono giorni che invece loro sono molto più disponibili, molto più chiedono, e questo è un passo avanti importante, vuol dire che c'è la voglia di ripartire. Nella voglia di ripartire bisogna anche pensare, e come si sta facendo in questi giorni, parlare con le istituzioni. Ieri c'è stata un'assemblea pubblica con Errani per la ricostruzione, insomma per parlare proprio delle possibilità sulla carta, quindi andare via, spostarsi per qualche mese, costruire le casette, i moduli abitativi provvisori, oppure restare da un parente e prendere un bonus, diciamo, di un aiuto economico. Sì, devo dire. Gente di fronte a questo binomio, questa scelta? La gente vuole restare, le persone vogliono rimanere, loro sono convinte che se vanno via perderanno Amatrice. Però devo dire che le persone hanno una fiducia veramente estrema rispetto alle istituzioni, in particolar modo rispetto al sindaco di Amatrice. Ci credono veramente molto. Loro, da questo punto di vista, li vedo molto affidati a quest'uomo che è stato sulle macerie dal primo momento, e loro dicono è una persona che farà quello che deve fare. Da questo punto di vista li vedo fiduciosi. Insomma, c'è chi si vuole trasferire e chi invece vuole restare e non lascerà la sua terra, perché qui ha magari gli animali, gli allevatori non potranno andarsene. Vi raccontiamo adesso nel servizio la storia di uno di loro. Noi torniamo appunto a occuparci del terremoto. Se Gigi Sironi mi sente, credo che sia tornato in collegamento con noi, con il suo ospite, con la responsabile dell'ANPAS nel campo che ospita i terremotati. Ho ascoltato con grande interesse quello che ci ha detto la responsabile dell'ANPAS. Volevo chiedere anche se è possibile, ci diceva che le persone sfollate hanno cominciato a fare delle richieste. Ovviamente la grande domanda, ce l'ha raccontata, è quella di quando potranno avere di nuovo un tetto sopra la testa. Poi ci sono bisogni, necessità quotidiane. Quali sono in questo momento le principali? C'è la riapertura delle scuole da gestire, immagino, per le famiglie, no? Sì, in questo momento i servizi più necessari sul territorio si legano sicuramente alla sanità, e la sanità deve ripartire. Noi abbiamo cittadini anziani nel campo, troppo anziani per la vita di campo, per i quali abbiamo attrezzato dei servizi ad hoc, ma sono servizi che non possono durare nel tempo. Qui di notte è molto freddo e comunque vedete c'è del brecciolino per terra. Il servizio sanitario deve ripartire. L'altra grande questione è sicuramente quella delle scuole. Il 15 settembre le scuole riaprono, noi abbiamo diversi ragazzi in età scolastica dai 6 fino ai 19 anni, e tutti si stanno chiedendo dove riapriranno, se dovranno spostarsi o se ci sarà una soluzione qui per loro anche per questo. Il parroco del paese l'altro giorno è venuta il ministro dell'istruzione e si è raccomandato che ci sia l'organico, gli ha detto ministro, che qui ci sia tutto l'organico perché qui è importante. Da Cumuli con Luca Pesante ad Amatrice con Gigi Sironi, immagino che le tematiche, come ci hai detto, sono più o meno le stesse, ma volevo capire anche in quello che è la vita da inviato di queste ore lì nel campo, quelle che sono le impressioni che hai raccolto, magari al di là delle interviste, quando si posa il microfono e la telecamera e si fa anche volentieri un confronto con le persone che stanno vivendo questo dramma. Se si parla del futuro, del prossimo futuro, tutti pensano all'autunno, all'inverno che è in arrivo. Serviranno 7 mesi per costruire i moduli abitativi provvisori. Nel frattempo la gente non vorrebbe andare via di qui, vorrebbe restare, perché sennò la paura di un po' tutti è che i paesi scompaiano abbandonando la loro terra, che qui si venga tutto dimenticato, e quindi vorrebbero restare qui. Però restare qui in che modo? Si ragiona anche sulla possibilità di affittare le seconde case o di andare da parenti. Ci sono tante frazioni, piccole frazioni dove vivono solo 3 o 4 famiglie, ci sono delle case buone, bisognerebbe fare un censimento, verificare, i vigili del fuoco, i tecnici dovrebbero verificare se quelle case sono agibili, e poi studiare una formula per
affittarle perché la gente resti sul suo territorio, perché questa è un po' la priorità di tutti, restare qui. Sicuramente, noi abbiamo parlato anche con una preoccupazione, anche quella che riparta in qualche modo il tessuto economico. Molte persone ci dicono: è andata giù la casa, ma io avevo un ristorante. Una delle prime sere che eravamo qui abbiamo mangiato una matriciana buonissima, perché il proprietario di un ristorante qua giù, che è assolutamente inagibile, aveva preparato questo sugo e ci ha regalato questo sugo che abbiamo mangiato qui nel campo. E lui chiede, il mio ristorante, le persone chiedono la mia attività, come, con la consapevolezza che non basta la casa, ma che ci vuole anche tutto il contorno, quindi anche questo tessuto economico che in questo momento è sbriciolato. Se tutti vanno via, questa cosa rischia di sparire, di scomparire, di indebolirsi. Assolutamente. Gli animali sono un problema grandissimo. Noi ospitiamo molti animali domestici perché l'animale domestico è parte integrante del nucleo familiare, non è qualcosa di differente. Il lutto c'è stato anche per gli animali domestici, quindi cani, gatti, ma ci sono animali da cortile, queste persone ne hanno molti, per qualcuno è l'animale da cortile basta, per altri è l'attività economica, quindi sicuramente questo per loro rappresenta un legame fortissimo. In questa situazione gli allevatori sono le persone che non potranno proprio allontanarsi, per loro, per chi non ha più la casa o ce l'ha inagibile, è stata prevista il posizionamento di un container dove potranno appoggiarsi per curare i loro animali, però loro sono i primi a dire: noi non ce ne andremo, però sono pochi, se restano anche gli altri si mantiene il tessuto sociale. Sicuramente, loro hanno avuto anche difficoltà a entrare qui nel campo tendato, anzi qualcuno ancora non è entrato perché dovrebbero abbandonare gli animali. Qualcuno ci diceva: mi serve ancora un mese e mezzo, mi servono ancora 2 mesi, io devo sistemare questa cosa, quindi molti sono ancora in una qualche sistemazione temporanea. Temporanea. Io volevo farvi un'ultima domanda soltanto, Gigi, ringraziando te e la tua ospite. Per quanto siete organizzati come ANPAS per gestire questo campo, cioè qual è la vostra prospettiva? Ancora 15 giorni, un mese di allestimento del campo, o non avete un termine prefissato già in questo momento? ANPAS ha la forza di portare avanti questo campo finché ci verrà richiesto di farlo. In questo momento non c'è una previsione reale di quanto durerà, siamo tutti consapevoli che sta arrivando l'autunno, qui c'è freddo e quindi sicuramente prenderanno delle decisioni, ma ANPAS ha la forza di andare avanti per tutto il tempo che serve, come che abbiamo necessario. Fatto ad Aquila e come abbiamo fatto in Emilia Romagna. Certo. Grazie, allora grazie a Maria Silvia Cecconi di ANPAS e grazie anche per quello che fa questa associazione proprio per i terremotati, grazie al nostro inviato Gigi Sironi dell'agenzia News Media.